Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Elena Elart. Allora, in questo video, scusate se vedete la luce un po', ma perché ho preso una nuova luce e quindi spero che si veda meglio. Ho preso la luce, quindi spero si veda meglio. Magari poi vi dico anche com'è, vi faccio vedere anche in foto com'è. Comunque, non è di quelle luci pannoni, perché io a me serve una piccola di quelle che servono per leggere, però che sia alta e forte, proprio come un uomo. Comunque, lasciamo perdere. Questo video è principalmente su farò queste nuove playlist, quante playlist faccio in questi giorni, ultimi giorni, ultimo periodo. Sì, questo è un pezzo di postazione smalti, speriamo che non vediate veramente tutto perché devo ancora farvi il video, oppure questo comparirà dopo il video della postazione smalti, ma credo prima, quindi fate finta che non ci sia. Comunque, vabbè, non importa se vedete tanto, non vedete i cassetti dentro. Quindi, ho fatto un mini acquisto da Bottega Verde, ma non è proprio l'acquisto che voglio far vedere. È per il semplice fatto che voglio parlare un po' di queste playlist. Farò delle playlist, allora, questo mese su Bottega Verde, perché ci sono tantissime novità che voglio parlarvene, di cui voglio parlarvene, ovviamente. E poi ci saranno diverse playlist, come magari Brochè, oppure Kiko, oppure Avon. Insomma, queste playlist che farò, dove farò vedere gli ultimi aggiornamenti, eccetera, eccetera. E oggi voglio farlo di Bottega Verde perché sono stata in negozio e ho visto qualcosa di aggiornamento. E in negozio ti omaggiano anche questo. Cioè, tu puoi prendere senza comprarlo, ovviamente, questo, che è il blocchetto Natura, e questo qua che esprime il tuo desiderio di bellezza. Questo qua. E questo qua che andremo a vederlo insieme dopo con tanti sconti che vi faccio vedere che si possono prendere in tutti i negozi. Quindi iniziamo, vi faccio vedere il mio acquistino, uno smaltino, sono 5 ml, sempre, io lo prendo sempre 5 ml. E il Poiler Rosa dell'ultima collezione più brillantezza. Allora, in questo volantino di sconti abbiamo la bellezza, il 40% su un prodotto a scelta, il 50% su un prodotto a scelta e un'offerta di un'offerta, cioè compri una cosa e un'offerta. Poi abbiamo questo blocco di natura dove va di moda in questo periodo l'olio, l'olivo, scusatemi, ed è molto idratante, solo che io sono allergica all'olivo, quindi ve lo lascio a voi ragazze, proprio così, sì, ve lo lascio a voi. Comunque, aprendo, abbiamo tutti gli sconti, 7 offerte bellissime per l'autunno e all'interno abbiamo 2,99 € uno stick labbra, un shampoo a 3,99 € e un prodotto per la linea piedi 4,99 € e infine 4 sconti del 60% su prodotti consegnati cerca il bollino all'interno del punto vendita. E qua vedete i bollini, le cose per i piedi, lo shampoo, le stick e tutti i bollini da trovare in negozio. Un po' una caccia al tesoro per anche la carta Fidelity. Poi, qua invece abbiamo Intensa come te, che sarebbe una matita labbra intensa 10 colori 1,99 € l'una, mentre matita occhi intensa 10 colori 1,99 € l'una. E poi dietro invece abbiamo il 50% su un prodotto viso, uno shampoo a soli 1,99 € e poi un 50% su un prodotto che vuoi tu. Poi, andando nelle pagine successive, abbiamo tutto sull'olivo, come le prendono le olive, insomma tutto quello che ti dice per una buona cura. E poi tutti i prodotti, olio corpo, burro corpo, pelli normali, e poi anche i capelli, tutto per i capelli e tutto per le pelli, per i visi un po'. E qua invece abbiamo praticamente per i bambini piccoli e qua per decorare. Poi invece abbiamo l'uva rossa di Palazzo Massaini e dietro abbiamo il rossetto idratante, il balsamo olio labbra, il crema corpo, insomma tutte queste cose fatte con l'uva rossa di Massaini. Poi nella pagina successiva abbiamo gli sconti praticamente di te e le tue amiche, nel senso 50% di sconti su tutta la spesa, più gratis con un acquisto alla Welcome Box con tre grandi successi Bottega Verde. Io la Welcome Box gratis praticamente l'ho presa. Con la carta Fidelity mi hanno dato la carta Fidelity, mi hanno dato anche questa edizione limitata Welcome Box gratis, più punti natura anche ti danno, che sono ottimi questi punti natura perché li prendi e puoi praticamente fare tutto. Qua invece ci sono gli smalti, il gloss, io ho preso questo qua che è il Pilot Rosa e sono tutti bellissimi. Allora, le cose che ho io di Bottega Verde, ovviamente sono smalti e creme perché io uso più che altro quelle cose.
Quindi incominciamo dalle creme. Allora, il box che avevo preso dell'inizio c'era questa crema qua, che è la crema per il corpo, la vaniglia nera, che è appunto della vaniglia nera, è ottima per il corpo, soprattutto quando si fa una doccia, oppure solamente quando ci si lava, insomma, e quindi la pelle è già sotto un po' è pulita. E si mette questa crema idrata in un modo pazzesco, quindi la crema diventa mor e la crema, la pelle diventa morbidissima ed effica. La seconda cosa è questa che mi è andata nello stesso unbox, che è questo qua, che è la crema Argan del Marocco, la crema mani rigenerante e nutriente. Questa la trovo una meraviglia. L'odore che emana innanzitutto è buonissimo, ma oltre all'odore, come nutre le mani. Adesso e quindi devo dire che mi piace veramente. Sono 40 ml di prodotto e ne valgono tutto. E io appena la finisco questa qua mi vado a comprare la crema perché non ho visto mai una crema così buona. Poi, altra crema e ultima che mi è andato da provare è questa qua, che sono 30 ml, un flaconcino un pochettino piccolo di prodotto. Questa qua è la crema idratante piedi che sto usando sui talloni e oltre ai talloni anche il piede in tutto, e con olio di jojoba per la secchezza dei piedi. Ed è la terza crema che ho comprato. Infatti sono 75 ml, come potete vedere, di prodotto. E questa è sempre la crema mani e unghie della Rosa Mascueta. Ho cambiato, come vedete, sono tre prodottini totalmente differenti: Argan, Vaniglia Nera e Rosa Mascueta. Volevo provarlo del Cile, la crema mani e unghie, cioè che praticamente elasticizza, nutre, rigenera le unghie. È ottima. Ne sono rimasti pochi, ma ho tantissimi provetti che mi è andato appunto da provare, come questa del Sol Licriso, ne ho tantissime, eau de toilette, eau de toilette che sarebbe un profumo, come queste, Iris, poi ho un altro che sarebbe praticamente del giglio dorato per il co latte corpo, insomma ne ho veramente tanti provetti da provare, anche i sali di morto, tante cose da provare che devo ancora provare. E adesso andiamo agli smalti. Ok, continuiamo. Comunque, tra noi c'è un ospite adesso e voglio farvelo vedere. Voglio farvela vedere e adesso ve la mostro. Ed ecco voi il nostro ospite. Ciao, ciao. Lei si chiama Viveca ed è il mio cagnetto. Ciao, cagnone, più che cagnetto. Andiamo avanti, vi faccio vedere i miei smalti. Ovviamente poi vi faccio vedere con la foto, insomma, con tutto. I primi due sono due che sono praticamente due questi qua che vedete, due manicure. Allora, sono estremamente contenta di questi due manicure. Sono questi qua. Sono uno è il trattamento crescita unghie con complesso multivitaminico di Bottega Verde. Il packaging è bianco rispetto agli altri che è nero. Sono 10 ml tutte e due, confezione grande. E il packaging piccolo ma lungo, quindi ok. È ok. E, anche se a me piacciono quelli grandi, come ben sapete, però io. Quelli lunghi e piccoli vanno bene, basta che non siano piccoli e piccoli. Comunque, piccoli stretti. E questo è ottimo, è ottimo, ve lo consiglio. Costa anche poco ed è ottimo. Poi c'è questo qua che è sempre lo stesso packaging, e solo questo magari si vede meglio perché. Oddio santo! Cade tutto. Se è caduto. Perché magari è trasparente e si vede meglio. Andando avanti faccio vedere il CC, che è uno solo. Io ho un sacco di smalti, Bottega Verde, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 smalti e un prodottino, di cui uno smalto era di mia madre, cioè era di mia madre. Lo usa spesso mia madre perché questo qua che le unghie si sfaldano l'ho usato io, ma lo usa anche spesso mia madre perché io c'ho anche quello dell'Avon, quindi ne ho più di uno. Praticamente questo qua serve più a lei perché ha le unghie che si sfaldavano in un modo, guardate, si staglia, cioè si staccavano, c'è cioè una cosa bruttissima, quindi. Comunque, ho il CC smalto questo qua, che è bellissimo perché è effetto fondotinta. E questo invece è piccolino 5 ml e ha il packaging come piace a me, sempre.
Ok, poi passiamo ai G-Shine. Allora, ho questo qua che è il mio preferito, che è l'acquamarina. E sempre il packaging è nero, e sempre packaging è sempre grosso. C'è questo qua che sarebbe sempre Gelshine, che è il pescaoro. Anche questo è sempre packaging nero, sempre la stessa cosa grande. E questo è molto più chiaro e anche questo è molto bello, mi piace veramente molto. Sempre 5 ml di prodottino, piccolo ma dura. Poi ho questo qua che è il Lilla Brillante, molto bello anche questo. E il Gel Shine. E sempre il packaging nero e sempre il pennellino così. Poi questo qua che è il Perla. E questo qua praticamente sempre è stato il mio primo. E oddio, che okay, si apre. No, il mio secondo, scusatemi. E il pennellino è sempre uguale. E è bellissimo, un prodotto stupefacente. Poi questo qua che è stato il mio primo, il giallo vivace numero 11, questo è il numero, ed è un giallo vivacissimo. E infine questo qua, che è il mio Lilla Brillante, no, il Palette Rosa, eh sì, Lilla Brillante, ciao. E tutte le paillette rosa, sempre la stessa cosa, è il mio nuovo che devo ancora provare, e tutte paillette, stesso packaging, nuova. Poi per ultima cosa di Bottega Verde ho questo qua che praticamente sarebbe sta roba. Sarebbe questo qua che è l'asciuga smalto istantaneo con contagocce 6 ml. È un buon prodotto. Vedete il contagocce qua. Niente ragazze, questi erano tutti i prodotti che avevo di Bottega Verde. Magari ve li metto qua che è meglio. Questo era tutto, tutto, insomma. E spero che il video vi sia piaciuto. Io spero che vi sia piaciuta questa cosa un po' nuova di questa playlist di Bottega Verde, appunto, che ho fatto in questo momento, in queste playlist dove parlo di Bottega Verde. Poi la prossima volta magari di Kiko, insomma, di queste cose qua. Però io devo sperimentarmi bene su una propria marca. Infatti, io ho fatto questa di Bottega Verde perché so tante cose, sono appena stata in negozio. Non è che posso fare la cosa della Kiko quando da Kiko, tipo, non ci vado da quasi 4 mesi. Quindi, ragazze, io per adesso ho fatto questa della Kiko. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete pollicioni in su, mi raccomando, ma sempre in ogni video. Ovviamente commentate qua sotto nei commenti e ditemi se vi trovate bene con i miei prodotti, come mi trovo io da Bottega Verde. Ovviamente iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti, ma dubito, non scherzo. Iscrivetevi in tanti, mi raccomando. Sempre pollicioni in su, sempre commentate qua sotto e sempre iscrivetevi, mi raccomando, per non perdervi mai e poi mai e poi mai dei miei video. A meno se vi piacciono, insomma. Detto questo, io vi rimando al prossimo video e niente, ragazzi. Ciao!